Abbiamo detto che la mano destra che lavora, la mano sinistra segue. La mano sinistra è allineata sulla faccia esterna, sulla faccia sotto, in questo modo, ok? In modo che vada, che sia la parte forte a leggere il colpo. Scicci, arci, chiù, giù, vicino a me, non là, qui. Cosa succede? Io per arrivare lontano vado a fare questo tipo di movimento. Quindi vado ad extra-rotare la spalla e extra-rotando la spalla inevitabilmente porto fuori il sedere. E più esaspero questo movimento e più mi ritrovo in questa posizione. Stessa cosa dice meglio. Per andare lontano, allontano il giù e per compensare lo sbilanciamento ovvio in avanti porto indietro il sedere. Quindi vedete molto spesso queste posture a C. Parla mano su, mano giù,
ammi destra e ammi sinistra. L'aikido finisce lì. Tutto quello che c'è prima e dopo è storia. Questo è un attacco. Questa è una tecnica. L'aikido è quello che c'è tra l'attacco e la tecnica. E che cos'è? È la capacità di armonizzarsi, di vedere un attacco e muoversi con lui, avere controllo del centro. Poi come lo buttate giù è un altro discorso. Ma l'aikido è quello che sta tra l'attacco e la tecnica. Muoversi, essere veloci, non vuol dire muoversi in fretta, vuol dire muoversi poco.